Buongiorno e benvenuti dalla Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio, a questa nuova iniziativa dell'ICAS, Intergruppo Parlamentare Cultura, Arte e Spettacolo. Dopo aver fatto l'anniversario, aver celebrato l'anniversario con il nipote di Leonardo Sciascia, sempre in quest'aula, oggi abbiamo un'altra bella iniziativa di cui siamo orgogliosi ed è la presentazione del numero di gennaio del mensile Cultura e Identità, fondato da Edoardo Sito Sabini, che è qui accanto a me, e insieme al giornale, insieme al movimento di cui mi onoro di essere tra i promotori, e che questo vede in questo numero trattare un personaggio straordinario e sicuramente unificante anche in un periodo di crisi come quello di queste ore, di questa stagione, in particolare appunto la crisi politica che stiamo vivendo. Il numero monografico su Dante è sicuramente diciamo un modo per far conoscere un'altra faccia di Dante, un altro significato che non è soltanto quello del sommo poeta, ma è quello del padre della patria, come scrive Veneziani in un suo bellissimo pezzo, come dice anche Edoardo nel suo editoriale, e del padre sicuramente della lingua italiana, ma anche, mi permetto di, diciamo, di aggiungere, anche un Dante poco conosciuto, cioè quello del fedele d'amore, quindi un Dante costretto a utilizzare il linguaggio allegorico, come ci hanno ricordato tanti studiosi, per, insieme a Cavalcanti, insieme a tanti altri della sua epoca, per perseguire un ideale, che è quello del rapporto paritetico tra l'impero e la Chiesa, una Chiesa che all'epoca ovviamente era potere temporale, per cui i fedeli d'amore erano dei rivoluzionari. Dante stesso, noi siamo abituati a pensarlo soltanto con la penna in mano, ma in realtà lui partecipò a una battaglia col cavallo, con l'elmo, con la spada, con la lancia, e quindi era anche un soldato di un'idea imperiale che però rispettava il cattolicesimo, ma che lo voleva e lo vedeva riformato. Quindi un numero, diciamo, che mette in luce come un prisma tutti gli aspetti di Dante, non ultimo quello di padre della lingua italiana. E concludo passando la parola a Edoardo: quale luogo più simbolico della Camera dei Deputati e quale battaglia più simbolica, quella della difesa della lingua italiana, che qui portiamo avanti anche quotidianamente col vicepresidente Rampelli, che è uno storico promotore di questa battaglia, che corregge i verbali della Camera, troppo spesso infarciti di anglismi, di espressioni straniere, anche in atti del governo. Quindi diciamo che la battaglia per la difesa della lingua italiana comincia proprio dal Parlamento, e ringrazio Edoardo Sito Salabini per aver dato modo a me e a tutti quelli che hanno collaborato di esprimere diciamo, delle sfumature diverse su Dante, perché per farlo uscire da quella che è una cerimonia, che è un anniversario che rischierebbe di essere troppo, sicuramente troppo ingessato. Passo la parola quindi a Edoardo Sito Sabini. Grazie Federico, grazie mille. Hai ricordato l'importanza di Dante, padre della lingua italiana, oltre che della nostra patria, no? Proprio ieri o l'altro ieri è uscita questa piattaforma del ministro Franceschini che si chiama It's Art. Ma com'è possibile? Siamo qui in Italia e il nostro ministro della cultura chiama una piattaforma, a parte che già la piattaforma digitale per raccontare la cultura e lo spettacolo italiano è un grave errore. Dobbiamo ritornare, questo è un appello che faccio da artista, perché io per 25 anni, prima di cominciare da 3 anni questa esperienza di cultura e identità, ho fatto l'attore e il regista a teatro e anche in TV. Riapriamo i teatri, riapriamo i cinema, riapriamo i musei, riapriamo le sale d'incontro, che abbiamo visto che quando erano aperte su migliaia e migliaia di spettatori c'è stato soltanto un contagio. Quindi questa è una battaglia che abbiamo fatto come cultura e identità: riaprite la cultura, la vibrazione. Ritornando a Dante, noi abbiamo fatto questa bellissima copertina di Giuseppe Veneziano, come vedete,
è molto pop, come sono tutte le nostre copertine, sempre molto graffianti di cultura e identità. E la scelta della carta, no? Questa avventura che abbiamo fatto nell'epoca del web, appunto delle piattaforme, di fare la carta invecchia, la carta vive, ingiallisce, è una battaglia oggi concettuale più viva che mai. Proprio in questi 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, questo editoriale che faccio in copertina dice: Dante è tremenda unità. Ecco, oggi è un momento particolare per la politica italiana con questa crisi di governo, e la lezione di Dante, la sua visione culturale e politica della nostra nazione, di una nazione che ancora doveva nascere, è una lezione più viva che mai. E è rock, vedete questa copertina, 700 anni di vero rock, perché ascoltare o leggere i passi, leggere i versi della commedia è come sentire le vibrazioni di una chitarra elettrica. Quindi all'interno poi ci sono due bellissime interviste di due star del rock italiano, che sono Omar Pedrini e Enrico Ruggeri, che ci raccontano perché appunto Dante Alighieri è rock. Saluto, saluta tu i tuoi colleghi, amici e colleghi. Sì, ringrazio e saluto la presenza, che non è solo una presenza formale, ma è anche proprio un sostegno attivo e costante, Giusy Versace, che è anche lei uno dei promotori di cultura e identità, e segue sempre con noi le battaglie culturali che cultura e identità fa, e le rilanciamo insieme anche in Parlamento, e Maresa Bellucci, che anche appunto con me nel gruppo Fratelli d'Italia segue queste tematiche e ovviamente le sostiene. E grazie per essere qui, e questo insomma dimostra anche poi la trasversalità dell'intergruppo parlamentare, che ha tanti colleghi di tutte le forze politiche. Dovrebbe passare anche la collega Prestipino e la collega Nardelli. Prego. Allora, ci sono tanti interventi importanti, no, Federico, dentro questo numero, però siccome poi ha un impegno, volevo chiamare il segretario della Società Dante Alighieri, Alessandro Masi, segretario generale, che ha fatto un bellissimo editoriale, che come Dante Alighieri naturalmente è la voce ufficiale di queste celebrazioni. Vediamo, lo chiamo su WhatsApp, facciamo questa prova, vediamo, no, perché purtroppo non... dal telefono non abbiamo fatto prima, non... tutto live, come una vera diretta ormai, siamo stati abituati a fare le dirette streaming, vediamo. Alessandro, ciao, buongiorno. Edoardo, ciao, siamo qui in diretta streaming dalla Camera per la presentazione del numero su Dante di Cultura e Identità. 12.30 ho un collegamento. Sì, sì, ma va benissimo. Va bene, sei in mia voce, sei già in diretta, quindi ti volevo intanto ringraziare per il bellissimo intervento nel mensile. E che cosa vuole dire oggi per la Società Dante Alighieri i 700 anni dalla morte appunto del sommo poeta? Visto il lavoro internazionale che fate poi? Beh, per noi, diciamo, come dice inevitabile prima, lo è oggi, credo lo sarà anche in futuro. Dante rappresenta l'identità italiana. Leggevo l'altro giorno il libro di Marcello Veneziani, dove appunto nel suo incipit giustamente lo commemora in questo senso, e ha fatto bene. Quindi un principio di identità sicuramente attraverso l'unità linguistica. Dante lo ha fatto trovare a tutti noi italiani, passando appunto dal latino a una lingua volgare che poi è così attuale, perché guardate, rileggere la Divina Commedia oggi senza l'aiuto delle note è possibile farlo, altri testi è impossibile, per altre lingue non si può leggere Shakespeare in inglese originario, in cui Shakespeare ha scritto le sue commedie, mentre Dante sì. E questo è un dato di fatto, quindi l'attualità di Dante sta nel parlato di tutti i giorni, quello che Manzoni, quando l'indomani può essere l'italiano del nuovo regno, Manzoni disse il fiorentino parlato, non quello aulico, è quello che poi Dante mette in bocca ai personaggi, perché
quando Dante dice amor che nulla amato mal perdona, oppure del culfo e trombetta, perdonatemi, insomma, ma è Dante che lo dice nel 21° dell'inferno, è di una qualità straordinaria, quindi ha fatto bene Manzoni a ribadire questo concetto e riprendere Dante, che come torno a ripetere è non solo padre della lingua italiana, ma anche padre di un modo di essere italiani, tant'è vero che la prossima settimana della lingua, questa che avrà luogo il 2021 con il Ministero degli Affari Esteri, ad Altarieri, la Crusca, avrà per titolo proprio Dante, virgola, italiano. Grazie, grazie Alessandro, grazie mille, grazie del tuo intervento, grazie per tutto quello che fa la Società Dante Alighieri, perché la Società Dante Alighieri è un punto di riferimento culturale italiano nel mondo, quindi è un lavoro straordinario quello che fate e quindi siamo onorati di averti in questo numero tra le firme di Cultura e Identità. Grazie, a presto. Saluto io Non si sente, con ragazzi. arriva Dante. Ok, grazie, grazie Alessandro. Bene, Edoardo, non so se vogliamo già coinvolgere Diego Fusaro nell'intervento o aspettare dopo. Aspettiamo, sento Io dopo. vorrei sottolineare un altro aspetto molto significativo che emerge da questo numero nei diversi interventi, e cioè quello della capacità di provocazione, di dibattito contemporaneo sulle categorie religiose, sessuali, di appartenenza, di identità, che Dante ancora oggi, nel 2021, e in questo secolo provoca, perché è ricordato in questo splendido numero di Cultura e Identità, c'è anche proprio la polemica contro il politicamente corretto. Quindi la Divina Commedia diviene anche un manifesto del pensiero forte, un pensiero forte che non ha paura di confrontarsi con le categorie religiose, appunto, con le categorie sessuali. Appare in maniera risibile rispetto all'opera realmente divina e monumentale di Dante, appaiono risibili i tentativi di correzione, di censura che stanno emergendo, appunto con quella che viene chiamata la cultura della cancellazione, che evoca in maniera sinistra assolutamente un testo che andrebbe veramente, insegnato e diffuso nelle scuole, anche nelle superiori, anche viene già fatto, ma in maniera facoltativa, dovrebbe essere fatto in maniera curricolare, cioè 1984 di Orwell, perché lì, andandolo a rileggere, c'era proprio questo lavoro quotidiano, ministeriale, burocratico del Ministero della Verità che, pensate un po', faceva quello che alcuni vorrebbero fare, e cioè andare a correggere i libri che non, i libri di storia, i libri, che non si adeguavano a quella che era la doxa del partito. E questo purtroppo sta succedendo realmente. Voi pensate che è di notizia dell'altro ieri che in una scuola, in un college americano, una professoressa si è vantata, con tanto di hashtag, di aver cancellato l'Odissea dai programmi Pensa che scolastici. idiota. Quindi questo è, il livello di scontro, culturale in questo secolo. Cioè, da una parte il pensiero forte, quello dell'identità, della capacità di trovare nei nostri padri costituenti, dal punto di vista anche proprio letterario, simbolico, pittorico e artistico, trovare il senso dell'appartenenza, quello che Scruton chiama l'identità forte delle comunità, e dall'altra invece il relativismo, quello che già negli anni 90, in un bellissimo testo che era La cultura del piagnisteo, veniva identificato come il pensiero debole, quello appunto del relativismo assoluto, per cui non ci sono più i generi, addirittura Facebook ne individua 64, non ci sono più le identità, perché le identità sono una minaccia, e come sono una minaccia anche le appartenenze e la storia. Quindi
per cui abbiamo anche ora, oggi, e questa è cronaca che riguarda anche il lavoro sia di Giusy Versace che di Maresa Bellucci, abbiamo un governo che in piena crisi pandemica, economica, che sta mettendo in fila alla Caritas migliaia di persone, si preoccupa di cancellare, genitore, di affermare, cancellare sulle carte d'identità Genitore 1 e 2. padre e madre e mettere genitore 1 e Sì, genitore è la 2. cosa più importante questa. Quindi questo è importante, quindi affermare questa cultura, la cultura dell'identità, e Dante con la Divina Commedia, ma non solo, sappiamo con il Convivio, sappiamo col De Vulgari Eloquentia, ne fa un manifesto assolutamente, direbbe anche per parafrasare Langone, assolutamente divino, per cui va ripreso, va diffuso il più possibile, va vissuto e soprattutto va spiegato anche con nuovi linguaggi, soprattutto per la generazione Z. Io ho un ragazzo di 15 anni che non legge più praticamente, ma impara dai video, dalle esperienze multimediali. Ed è un nuovo forma di apprendimento su cui però bisogna riuscire a trasmettere anche questi messaggi. Vai, Edoardo. Sì, come detto, Dante è fusione tra identità e cultura. Dante fondò l'Italia tramite la lingua, tramite una visione geopolitica, tramite l'eredità dell'impero romano e l'impronta della civiltà cristiana. Tutti i punti di riferimento che oggi sembrano ormai quasi perduti e che dobbiamo invece recuperare, dobbiamo ripartire da lì. Per questo questa celebrazione veramente oggi è una lezione culturale per la classe politica, soprattutto in questo grande momento di crisi. Dante riparte da quell'idea di rinascenza, no? Non a caso si fa accompagnare da Virgilio. Virgilio era ripartito dal mito di fondazione di Roma, dell'Occidente, del mito di Enea. Tra l'altro io sono nato a Pomezia, territorio di Pratica di Mare, dove per anni ho fatto il Festival del Mito di Enea. Come possiamo non ripartire dalla grandezza di quello che è stato l'Occidente? Cioè tutto parte dal mito di Enea. Ed oggi la lezione politica di Dante è attuale perché siamo proprio in queste ore in quella selva oscura. Mattarella potrebbe essere il presidente Mattarella, il Virgilio che accompagna l'Italia verso il paradiso delle elezioni, perché quando poi ci si infanga troppo, allora bisogna uscire da certi gironi infernali, no? Bisogna passare al purgatorio e dal purgatorio andare in A paradiso, rivedere le stelle. a rivedere le stelle e restituire la parola, come dire, alle anime Non belle. 5 però, di più. No, tante, quindi no, a parte gli scherzi, cioè le allegorie, le metafore che ci sono nella Divina Commedia sono veramente attuabili oggi. C'è un bellissimo articolo di Diego Fusaro, così poi lo chiamiamo, su il nono canto dell'inferno, il nono cerchio dell'inferno. Nei canti 32, 33 e 34 ci sono i traditori della patria, dell'amicizia, della famiglia. E non a caso nel lago di Cocito, ghiacciato, incastrato fino alla cintola, c'è Lucifero che famelicamente mangia le anime di Bruto, di Cassio e di Giuda. E sbattendo queste ali, ghiaccia tutto ciò che è intorno, e quindi tutti i traditori della patria, della famiglia, dell'amicizia rimangono incastrati, ghiacciati lì. È una delle immagini più terrificanti dell'inferno dantesco, ma potrebbe essere un monito per chi tradisce oggi. Vogliamo chiamare Fusaro? È meglio, anche perché poi fare veramente le conferenze con la mascherina non è semplice. È la mia prima conferenza con la mascherina, mi trovo molto a Bisogna disagio, rispettare, soprattutto dopo le immagini che abbiamo visto noi ieri. contestiamo la gestione generale, ma finché ci sono le disposizioni bisogna Esatto, allora sentiamo Fusaro. Intanto che chiamo Fusaro, tu. Sì, no, ma dicevamo sulla battaglia della lingua italiana, veramente ci sono, io lo vedo anche ripreso da un pezzo di Ricucci, che appunto parla proprio del salvataggio della lingua italiana. E con il cambiamento che c'è stato anche abbastanza risibile dei suffissi, per cui sindaca, avvocata, tutta una battaglia che c'è stata di un presidente
della Camera che ha svolto il suo mandato esclusivamente cercando di cambiare i suffissi degli appellativi diciamo, professionali di fronte ai nomi, dinanzi ai nomi. E in realtà, come dicevamo, c'è una battaglia direi storica perché fin dalla fondazione diciamo, di Fratelli d'Italia, ma in generale. Che è quella proprio trasversale, devo dire, anche ad altre forze politiche, che è quella lanciata dal vicepresidente Rampelli, è proprio per il rispetto della lingua italiana, addirittura, che sembrerebbe una banalità del bene, ma addirittura nei nomi delle leggi, come dicevamo prima, per cui abbiamo il Job Act, abbiamo avuto Il tutti il cashback. cashback. Tutte revenge porn, cioè tutte espressioni che sicuramente serviranno a fare dei titoli sintetici sulla stampa ad effetto, ma che testimoniano una sorta di genuflessione culturale alla cultura globish, cosiddetta globish, per usare appunto in maniera paradossale un termine anglofono, e che cioè quell'inglese che va al di là del prestito, perché i prestiti vengono sempre utilizzati anche dalla lingua italiana, dal francese, dall'inglese, dal tedesco. Noi tutti i giorni usiamo dei prestiti e fanno parte ormai, e stanno anche sulla dizionario della Treccani. Il tema profondo è che se il Parlamento, dei provvedimenti, delle leggi del governo, dei decreti, vengono stravolti con nomi inglesi, è un'offesa e un oltraggio alla lingua italiana e a questa che dovrebbe essere il duomo della democrazia e della cultura italiana. Per questo la proposta di legge anche per inserire la lingua italiana, diciamo, dare il massimo risalto alla lingua italiana e la tutela alla lingua italiana è una proposta che diciamo, va nella scia di quelli che sono i contenuti ovviamente di questo mensile e di Dante come rappresentante eccelso di questa cultura. Prova. Chiamiamo Fusaro? Vediamo, eh? I grandi, eh? Sì, adesso. Pronto? Diego, ciao, buongiorno, sei in diretta Eccoti, buondì. streaming qui con l'onorevole Mollicone e qui alla Camera. Ciao Diego, Un caro saluto a tutti, grazie dell'invito. benvenuto. Abbiamo accennato, Diego, del tuo intervento su questo numero di cultura identità sui traditori della patria. Sono stato già io Eh politicamente sì. molto scorretto, non ti preoccupare. Beh, ma lo è Dante, del resto non ci stupiremo se un domani, come già hanno messo al bando Omero e Odisseo, metteranno anche Dante e la commedia, ma perché non anche il convivio o la vita nuova, ecco, quindi non hai fatto bene a sottolineare questo aspetto, perché Dante in effetti nell'Inferno, che è una descrizione anche abbastanza realistica del mondo in cui viviamo, come è noto nel nono e ultimo cerchio dell'inferno punisce i fraudolenti contro chi si fida, cioè i traditori. E tra questi traditori ci sono quelli che chiameremo i traditori della patria. Ecco, io oggi non avrei difficoltà a trovare spazio sufficiente per contenerli tutti, ecco, nell'inferno dantesco. Probabilmente all'epoca erano molti meno, oggi invece ne è pieno, ecco, sono gli svenditori della sovranità perché ce lo chiede l'Europa, sono Ecco, ci hanno subito. un'azione è in quanto tale pericoloso e deve essere abbandonato e quindi direi che oggi è più che mai. Quindi leggere Dante ci aiuta a capire molte cose e Dante, il lessico di Dante è un lessico anche molto duro, spietato, e quindi è chiaro che gli armigeri del pensiero unico arcobalenico oggi non lo accettano, non possono accettarlo, e quindi lo metteranno presto al bando, verosimilmente. Bene, grazie mille Diego. C'è tra l'altro un intervento anche molto bello di Davide Brullo su come cambia anche il linguaggio semantico nella commedia, no? Nel Paradiso il linguaggio si sbriciola quasi, dice Brullo, diventa più leggero quasi, ancora più poetico.
Certo, è proprio così. Del resto Dante adatta il suo linguaggio alla materia di cui tratta. Aveva ragione Schopenhauer quando diceva che l'inferno è la cantica meglio riuscita artisticamente perché è più facile descrivere l'inferno. Ci siamo già tutti i giorni nell'inferno, mentre invece è più difficile descrivere il paradiso perché bisogna immaginare il totalmente altro e quindi le parole mancano. Dante prova a farlo utilizzando un linguaggio che si adatta a una realtà appunto sovrasensibile, basata su una forma diversa rispetto a quella infernale. Ecco. Bene, bene Diego, grazie mille. Diego Fusaro grazie è una delle nostre firme di Cultura e Identità. Noi stiamo raggruppando tante firme, chiamiamole eretiche, chiamatele come volete, però per Cultura e Identità ormai scrivono da Marcello Veneziani a Diego Fusaro, da Alessandro Meluzzi, da Franco Cardini, dal professor Alberoni, Giampaolo Rossi, Federico naturalmente scrive per noi. Stiamo riunendo un mondo, un'intelligenza non conforme che fino a 2 anni fa stava abbastanza per conto proprio. Quindi noi lo stiamo aggregando in questo contenitore che va al di là della destra e della sinistra. Grazie Diego e felice di averti tra le nostre firme. Ciao Diego. Grazie. È una gioia e un onore per me. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Allora Edoardo, io penso che sia importante che ci parli anche di un altro aspetto di questo numero che poi va a rilanciare anche un altro dei motivi fondanti di Cultura e Identità, è il fatto che Dante permette anche, come hai fatto con Alessandro Sanzoni anche in questo numero, di declinare l'esperienza i contenuti danteschi sul territorio, su certo. Quelli che sono i borghi identitari, se ce ne vuoi parlare. Sì, noi abbiamo lanciato a Civita di Bagnoregio appunto 3 mesi fa la rete delle città identitarie. Cultura e Identità sta mettendo a sistema tutti quei borghi, tutte quelle città di provincia, tutte quelle città italiane che vogliono ripartire raccontando in questo momento di globalizzazione la loro storia, la storia del loro territorio, l'arte, la bellezza, la cultura appunto della città dove sono nati e dove vivono. È un messaggio molto importante, quindi vedere sfilare i gonfaloni tutti insieme in quella giornata di Civita di Bagnoregio è stato un messaggio. Se vuoi, se mandiamo il video, poi continuiamo a raccontare, perché naturalmente le città identitarie sono strettamente collegate alla battaglia che fece Dante per superare le municipalità. Dice Dante: superiamo le municipalità, uniamoci tutti insieme in questa grande idea dell'Italia che ancora non c'era, ma che c'era nel suo cuore e nel suo spirito. E quindi con le città identitarie ripercorriamo noi quella strada. Grazie. Per le nostre città identitarie, noi lanciamo oggi un grido di bellezza, un grido di libertà. Avete visto la bellezza del nostro territorio, della nostra Italia? Ragazzi, ma come si fa a non ripartire da lì? Come si fa in Italia, anche politicamente, a non ripartire dall'arte, dalla bellezza, dal cibo, dal turismo? Cioè, dobbiamo ripartire da lì. E noi siamo nati 2 anni fa, io ho messo da parte la mia carriera da artista per pungolare la classe politica, sono felice del lavoro che tu stai facendo Federico, che è un lavoro poi che deve essere indirizzato a tutti i partiti, perché quando si parla della nostra storia, della nostra identità, si parla di tutti gli italiani,
tutti, di qualunque colore politico. Quindi le città identitarie stanno aderendo al nostro progetto, sono già 51 in pochi mesi, avete viste sfilare in questi video. Poi noi che cosa facciamo? Andiamo a organizzare anche i festival di cultura e identità sul territorio. Quest'anno l'abbiamo fatto ad Anagni, la città dei Papi, quindi abbiamo raccontato arte e fede. Lo scorso anno l'abbiamo fatto alla Spezia, dove nacque l'aereo pittura futurista di Filippo Tommaso Marinetti, che dal Golfo della Spezia lanciò questo movimento pittorico nuovo. Due anni fa al Castello Dentici di Frasso di San Vito dei Normanni nel Salento, per raccontare la radice normanna anche del Salento. E quindi noi saremo ogni anno, anche quest'anno ne faremo altri, sperando che passi questa brutta pagina questa della pandemia. E quindi abbiamo lanciato il manifesto insieme al direttore Sansoni e a tanti nostri intellettuali di riferimento, con questi 9 punti che avete visto in quel video per rilanciare i nostri borghi. L'abbiamo visto infatti, Federico, che in questa crisi pandemica le grandi città, i grandi centri storici, io vivo tra Milano e Roma, il centro di Milano e il centro di Roma, che rappresentano le due capitali più grandi del nostro paese, sono in grave crisi, in grande crisi. Quindi ripartire anche dal proprio borgo, dalla piccola provincia, è un modo anche, secondo me, per rilanciare l'economia del nostro paese. Assolutamente è così, Edoardo, e credo che questo dei borghi identitari sia veramente una cifra particolare e un'idea straordinaria, insieme al manifesto di Bagnoregio, le città di Bagnoregio, e che vada portata avanti trasversalmente all'interno della Commissione Cultura e del Parlamento tutto. E questo è l'impegno che con Giusi Versace, con Maresa, con tutti, insomma, i deputati anche dell'intergruppo porteremo avanti. Ma proprio Dante è importante anche per l'impulso che sta dando nel 700° anniversario agli autori, ai registi, agli artisti in quanto tale. E vorrei citare la bella esperienza già andata in scena come grande evento nel 2020 in Sicilia, nelle splendide grotte dell'Alcantara, ad opera di Giovanni Anfuso, regista e autore dell'Inferno di Dante, ambientato, pensate un po', in quel splendido contesto, assolutamente suggestivo, evocativo, con grande successo, e che appunto ha avuto il patrocinio della Presidenza della Regione Sicilia, e che sicuramente troverà modo di essere rimesso in scena adesso durante il 700° anniversario. I complimenti ovviamente ad Anfuso per l'idea, ma soprattutto perché questo testimonia la grande capacità maieutica che ha Dante ancora e che ispira ancora appunto registi, autori, artisti in tante opere, dal teatro alla danza alla musica. E siamo su questo appunto a fianco di un momento così difficile di tutta la filiera culturale dello spettacolo dal vivo, perché riteniamo che lo streaming, per usare un altro termine inglese, lo streaming, cioè la messa in onda, si direbbe in italiano, del teatro, possa andare bene per creare archivio, testimonianza, anche nuovo linguaggio, ma non può sostituire l'emozione dello spettacolo dal vivo. È una emozione insostituibile, la cosiddetta quarta parete non può essere sostituita da uno schermo. Quindi l'appello, questo anche al ministro Franceschini, innanzitutto magari a sviluppare una, come l'ha chiamata lui, non io, Netflix della cultura. Anche questo è un paradosso, che il ministro della cultura italiana faccia riferimento a una piattaforma privata straniera e la promuova. Noi pensiamo che debba essere fatta con la RAI, e per questo abbiamo presentato in Commissione Vigilanza, si discuterà nei prossimi giorni, una risoluzione dove si parla di questo progetto, già presente, sempre grazie a un nostro emendamento, nel piano industriale della RAI, e ancora non, cioè, sviluppato ma non completamente, che è questo di fare una sorta di RAI Play Plus, poi come vorrà chiamarlo la RAI, decideranno ovviamente in assoluta autonomia, ma che ha
come obiettivo proprio questo, quello di aggregare i contenuti italiani trasversalmente al mercato italiano, per cui non solo la Rai, ma Media, immaginiamo Mediaset, immaginiamo Sky Italia, immaginiamo tutte le produzioni indipendenti sul portale Rai Play, perché funziona, ha 17 milioni di, diciamo, di spettatori e di persone che seguono la programmazione, il palinsesto web di Rai Play, e può essere ovviamente sviluppato come piattaforma ulteriore di aggregazione. Quindi è andare a fare concorrenza, questo sì, a piattaforme trasversali, aiutando in un momento di crisi come questa la produzione di tante produzioni indipendenti che stanno ferme, ferme. E non penso solo agli autori, ai registi, agli attori, ma penso a tutto quel mondo di tecnici, di service, di operatori che fanno poi grande lo spettacolo dal vivo e lo spettacolo italiano. Proprio su questo tuo tema, Federico, io volevo ricordare, perché è un simbolo ed è un, come dire, un pensiero per tutti i miei colleghi, lavoratori del mondo dello spettacolo, che sono migliaia, centinaia di migliaia che sono disoccupati ormai da un anno. Ieri un maestro jazzista di 40 anni, Adriano Urso, che era disoccupato da un anno e quindi per campare faceva il rider. La sua macchina è rimasta in panne, lui l'ha spinta perché doveva fare la consegna ed è morto d'infarto mentre spingeva la sua automobile per fare la consegna come rider. Esatto, Edoardo, l'abbiamo ricordato ieri in aula, l'ho ricordato ieri durante l'intervento che abbiamo fatto sul DL Natale, testimoniando per onorarlo e testimoniare la drammaticità della vita di molti artisti, uomini dello spettacolo, uomini e Certo. donne dello Quindi spettacolo. il nostro pensiero va a tutto quel settore che è completamente fermo, insieme a tanti altri settori dell'economia. Abbiamo fatto tante battaglie noi anche per i ristoratori, le palestre, eccetera, eccetera. Quindi il pensiero va alla scomparsa di questo artista, sperando che presto si ripossa fare dal vivo lo spettacolo e non su una piattaforma digitale. Federico, se vuoi, intanto. Sì, naturalmente se vogliono intervenire i tuoi colleghi. E, tra l'altro Vittorio Sgarbi, a proposito di colleghi, è sempre un grande sostenitore della causa di cultura identità, con lui condividiamo molte battaglie ed era presente con noi nel lancio del manifesto delle città identitarie a Civitate di Bagnoregio. Quindi saluto anche Vittorio, con cui siamo sempre spesso d'accordo sui contenuti delle battaglie. Giussi, volete. Giussi, vuoi farci un saluto? Tu che segui dalla fondazione e ci sostieni e sosteniamo insieme Cultura e Esatto, abbiamo un amore in comune, Federico, perché Identità. Platonico per quanto mi riguarda. nel Vabbè, chi senso lo sa? allargato, dai, non fare adesso il timidino. No, devo dire che la Bini, che io, insomma, ho avuto il piacere anche, tra l'altro, e l'onore posso aggiungere, perché mi ha diretta anche a teatro, Esatto. è riuscito a trasformarmi quasi in Prima un'attrice, che prima che io mi avventurassi in questo vortice, Dantesco. esatto, chiamiamolo proprio dantesco, davvero, soprattutto in questo periodo. No, devo dire, ho visto Cultura e Identità nascere già quando era un progetto in un cassetto e sta correndo. In maniera anche molto veloce, è diventato anche, insomma, un giornale, e questo mi inorgoglisce, perché comunque io sono tra le promotrici della cultura e mi piace anche l'energia positiva con cui Edoardo riesce a travolgere, a coinvolgere tutti. Sei riuscito in così poco tempo a mettere insieme intellettuali, professionisti e davvero su alcuni temi la politica deve essere assolutamente trasversale, non sempre si riesce, però mi piace il fatto che tu riesci a coinvolgere sempre voci che riescono a loro volta a coinvolgerne altri. Il progetto poi delle città identitarie credo che sia mai come in questo momento prezioso, proprio per rimarcare quanta bellezza, no? Qualcuno diceva la bellezza salverà il mondo, ma quanta bellezza, quanta arte e che grande patrimonio la nostra Italia ha a disposizione e tante volte purtroppo sottovalutiamo. Quindi
Semplicemente, al di là del saluto, il mio orgoglio di far parte di questo progetto, la mia piena disponibilità che ho sempre dato e continuerò a dare, e soprattutto anche un ringraziamento perché spesso Cultura e Identità si è occupata anche di sport, perché c'è una grande fetta anche che viene spesso ignorata. Lo sport diventa anche un prezioso strumento di inclusione sociale e ci consente di migliorare anche la cultura di questo paese proprio nei confronti delle persone con disabilità. Sapete quanto io mi impegno soprattutto su questo tema, quindi in generale colgo l'occasione solo per ringraziare di questa attenzione che so che continua ad esserci. Quindi in bocca al lupo ad Maiora, che possa essere sempre più grande e sempre più virale, ecco, per usare un termine attuale. Il contagio della cultura non uccide. Esatto, quindi io sono per trasformare le idee in azioni, quindi rinnovo la mia disponibilità. Complimenti. Grazie, grazie Federico, anche a te. Sì, chiudiamo. Penso che possiamo concludere questa bella presentazione. Chiudo con... No, interviene anche lei. Vai, dopo Maresa intendo. Sì. Allora, grazie. No, io volevo ringraziare voi. Questa opera culturale che svolgete è fondamentale. Cioè, stiamo vivendo un periodo certamente di crisi sanitaria, economica, sociale, ma c'è un'imponente crisi valoriale che va anche al di là di questa fase pandemica. L'Italia si trova in una fase di crisi valoriale importante e il vuoto che c'è deve essere riempito dalla cultura, e quale cultura se non quella italiana con delle radici profondissime. I nostri ragazzi purtroppo oggi vivono non soltanto di noia, non soltanto di mancanza di riferimenti stabili e autorevoli, ma vivono anche un forte vuoto culturale, e questo, mi permetto di dirlo, viene riempito spesso dalle sostanze stupefacenti, dalle droghe, dalle dipendenze comportamentali, anche da quello che prima Federico Mollicone tracciava come un comportamento legato all'utilizzo di social, di internet, di comunque supporti e nuove tecnologie che da una parte hanno e aprono delle grandissime risorse, ma dall'altra aprono anche un grandissimo vuoto culturale e valoriale. E quindi l'opera che voi fate di restituzione di quel significato dell'essere che passa attraverso proprio il linguaggio dei poeti può essere uno strumento importante per riempire quel vuoto. Oggi la responsabilità ce l'abbiamo tutti noi. E quindi in un mondo che vede l'Italia al primo posto in Europa per l'utilizzo di cannabinoidi, al terzo posto per l'utilizzo di cocaina, e in cui in questa fase pandemica le dipendenze patologiche dall'utilizzo di internet sono aumentate dell'1%, fino ad arrivare quindi al 4,8%, abbiamo la necessità di riempire tutto questo vuoto dell'anima con la cultura, e quindi con l'impegno sociale, con la solidarietà, quindi con il volontariato, e quindi certamente sarò sempre vicina a qualsiasi iniziativa che abbraccia questa causa che è per la costruzione di un'Italia migliore e quindi per il bene comune. Quindi grazie per quello che fate. Grazie a Maresa. L'intervento di Maresa mi fa fare un collegamento e lascio poi la parola ai saluti e le foto di rito. Esattamente per questa ragione, insieme a Cultura Identità, ma l'abbiamo fatto storicamente da anni, stiamo lanciando, per quello che diceva Maresa, per colmare questo vuoto e far capire che le persone non si curano solo con le medicine tradizionali, ma che deve essere possibile per tutte le famiglie, anche per quelle meno abbienti, potersi scaricare il biglietto del teatro, del cinema, dello spettacolo dal vivo, di uno spettacolo di danza, e come si fa con le medicine, perché la cultura, come sappiamo, è medicina dell'anima e serve proprio a contrastare questo senso di vuoto. Non lo diciamo noi, lo dicono gli analisti, gli psicologi, che hanno dimostrato che nelle grandi città, nelle grandi periferie, laddove sono presenti luoghi di aggregazione culturale, si abbassa sia il consumo di droga sia il consumo di antidepressivi. Per cui dobbiamo sostenere questa iniziativa
e siamo contenti che finalmente anche il presidente del Maxi, già ministro della cultura, Melandri, abbia fatto una convergenza su questa proposta, sperando che possa influire sul Partito Democratico, che a parole è sempre favorevole, ma poi purtroppo la boccia sempre quando presentiamo gli emendamenti che stiamo presentando da anni su questo tema. Io vi ringrazio e lascio veramente la parola a Edo Io per i saluti. vi lascerò con alcune parole con cui apriamo questo numero, così vi recito due cosine, visto che comunque è stato per 25 anni il mio lavoro. Sei ancora un attore, Sono quindi un siamo attore, artisti. l'artista è sempre, tutta la vita. Cultura e identità è il mio nuovo spettacolo, quindi. E devo ringraziare perché noi in poco tempo abbiamo già creato oltre 100 direttivi di cultura e identità. Non siamo un partito, non vi preoccupate, cultura e identità non è un'associazione, è un movimento culturale, è l'unico movimento culturale italiano che si batte per rilanciare il nostro paese attraverso la nostra straordinaria storia, identità e cultura. Quindi su questo, però abbiamo ormai 100 direttivi in giro per l'Italia, quindi si sta creando proprio una rete importante, quindi aggregatevi alla nostra battaglia. Vi lascio questa conferenza e ti ringrazio per l'ospitalità con questo monito con cui apriamo il mensile di cultura e identità. Dante è il padre della nostra patria, riconosciuta in tutto il mondo come terra di incredibili visionari. L'amore per l'Italia in lui non si nutre di pregiudizietti, di rancori municipali, di prepotenze dei giudici, ma di pensieri luminosi, di pace. Perché la patria di un italiano non è Roma, Firenze o Milano, ma l'Italia tutta. Insegnando ai suoi coetanei come questo idioma illustre non avesse alcun limite e si facesse bello di ciò che era migliore in ogni dialetto, soffocando ogni contesa di primato in fatto di lingua nelle varie province, Dante ci spiegò come nella comunione reciproca delle idee sta gran parte dei progressi dello spirito umano. Avete mai abbracciato la tomba dei grandi poeti che spesero per la patria vita ed intelletto? Avete mai versato una lacrima sulla nostra bella nazione che gli odi, i partiti, le divisioni politiche ridussero al nulla? La patria si è incarnata in Dante 7 secoli fa, nella guerra tra Guelfi e Ghibellini. Dante è tremenda unità. E solo quando saremo degni di lui troveremo le basi di una poesia, vincolo tra la terra e il cielo, che l'Italia e l'Europa, incadaverite nello scetticismo e nell'egoismo, hanno perduto. Grazie. Rimandiamo la sigla? Sì, Rimandiamo la grazie a sigla? tutti. Chiudiamo con la Grazie. sigla e le foto di rito che farei qua sotto. Inviterei anche Giusy e Maresa con una foto del mio nome.